Emma Marrone e la fessurina bella. Emma Marrone è una bella e brava gella molto famosa in Italia. La fessurina bella è quella che hanno le donne, perché io non la chiamo con termini vulgari, la chiamo la fessurina bella, e quello che hanno gli uomini io lo chiamo lo stelo. Emma Marrone, bella, brava e buona. Ah, della notizia sono stato informato da un caro amico, io non faccio il nome per discrezione, poi il caro amico, se vorrà, potrà commentare dicendo: sono stato io, Serafino Massoni, a darti l'informazione bella. Allora, adesso Emma Marrone, bella, brava e buona, dice che un anno, da un anno che non fa più sesso, cioè è da più di un anno che non opera con la sua fessurina bella, e dice che è arrivato il momento di darla via, si dice darla via. Ora, che una donna resti per tanto tempo senza fare sesso è caratteristico di una donna, è caratteristico, sì, fa parte della psicologia femminile, non è un caso unico questo, ci sono donne famose che dicono che sono state per 3, 4, 5 anni senza fare sesso. Sì, è proprio così. Guardate, la differenza tra un uomo e una donna la possiamo misurare biologicamente nella perpetuazione della specie, perché per fare un bimbo l'uomo è sufficiente che ci metta un cucchiaino di sperma, però per fare un bimbo la donna impiega 9 mesi più tutto il resto. Questa è la differenza, è una differenza che c'è anche a livello di orgasmo. L'orgasmo femminile, l'orgasmo maschile, non parlo di erezione, parlo di orgasmo, cioè il piacere, l'orgasmo maschile dura pochi secondi, il tempo necessario a far uscire lo sperma, pochi secondi, 4, 5, 6, 10 secondi. L'orgasmo femminile può durare ore. Quindi l'intensità del piacere maschile, l'orgasmo, dura pochi secondi, non minuti, secondi. Attenzione, non confondiamo l'orgasmo con l'erezione, perché se un uomo è bravo, è capace che il suo stelo è capace di tenere un'erezione una, due, anche tre ore, se è bravo, se ci sa fare. Quindi non confondiamo l'erezione con l'orgasmo. L'orgasmo maschile avviene quando c'è la eiaculazione. L'eiaculazione dura pochi secondi, a seconda della quantità dello sperma che viene eiaculato. Pochi secondi, 3, 4, 5, 10, 20, massimo 20 secondi. L'orgasmo femminile può durare ore. Quindi quello che ci dice la Emma Marrone è credibile, anzi, tante donne non famose lo hanno rivelato, dicono: sono stata dopo la fine di un amore, prima di andare con un altro amore, sono passati 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Io queste cose le ho spiegate per bene nella mia opera principale,
perché non ce l'ho qua, perché qua sono al bar, non ce l'ho qua. La mia opera principale è La stirpe del serpente. Vedete che è scritta qua, La stirpe del serpente, guardate. È uscita la prima volta nel 2005 a Liberti Edizioni ed è uscita la seconda volta nel 2019 da Leonida Edizioni. Va bene, Emma Marrone, sì sì, è vero quello che tu dici, ci credo che sei stata un anno senza usare la tua fessolina bella. Dici che adesso devi cominciare a darla via, ma di certo non la darai via al primo che incontri per strada, perché una donna per darla via deve avere delle certezze. Sì, sì, deve avere delle certezze, perché la donna è preposta alla perpetuazione della specie, e il fatto che la donna sia preposta alla perpetuazione della specie è molto chiaro nel fatto che una donna per fare un bimbo impiega 9 mesi, e un uomo per fare un bimbo si mette solo un piccolo cucchiaio di sperma, capito? Va bene, Emma Marrone, io ti voglio bene, cara, sai, ti voglio tanto bene, Emma Marrone, sono certo che la tua fessolina è tanto tanto bella, e anche questo mio ultimo romanzo, cara Emma Marrone, è tanto bello, è La cometa dell'imperatore, un romanzo storico ambientato dal 1200 e 1250 d.C. ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia. Sta in tutte le librerie, Emma Marrone, in tutte le librerie, cara Emma Marrone, questa è la casa editrice, edizione Festo. Se tu, Emma Marrone, mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale, io, Serafino Massoni, a mie complete spese, ti farò pervenire una copia della cometa dell'imperatore. Ok, Emma Marrone? A te, Emma Marrone, e a tutti voi tanti cari saluti da La cometa dell'imperatore.